Ascolti. Aspetta un attimo. Sì. Ma fa cos'è? Fa canale 5? No, no, una TV satellitare. Un satellite. Una TV satellitare. Su satellite. No, volevo sapere... No, cosa volete da me? Volevo sapere come vive queste elezioni. Come le sta vivendo? No, come le sta vivendo lei? Male. Male, perché? Perché male, perché si stanno comportando male. Tutti quanti? Tutti. Non uno solo, tutti quanti. Quindi cosa pensa? Dopo le elezioni cambierà qualche cosa oppure no? No, non cambia niente. No? Perché? No, no, perché non cambia niente, perché sono tutta la massa di canaglia. Sì, signore, dillo pure, Sì. Fai da così, Certo. La politica ci vuole, però. La politica ci vuole, però la stanno facendo un po' troppo grande. Troppo maladitta, Cioè, nel senso... Qual è la cosa che più l'ha delusa? Che cosa l'ha delusa? Ma delusa tutto quanto. E cioè? Tutto quanto, perché? Hanno bloccato tutto. Pensioni. È tutto quanto. Hanno sbloccato soltanto le cose che interessano a loro. Quello sì. Quello l'hanno sbloccato. Ascolti, se dovesse dipendere da lei, qual è una cosa che farebbe lei? Che farebbe io? Sì, che farebbe lei? Qual è una cosa? Ammazzarli tutti. No, se dovesse... Quindi non ha nessuna fiducia sui politici? No, 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 nessuno. Nessuno. La ringrazio. Prego, si immagini. Dimmi tre buoni motivi per votare a sinistra. Perché ha promesso di non fare più tagli alla cultura. No, ripeti la domanda. Io uno... Perché le mie non vanno. Ah, ok. Tre buoni motivi per votare a sinistra? No, no. Non è che devi fatti la domanda. Cioè, come affermazione. Dicevo, tre buoni motivi per votare a sinistra, secondo me, sono uno innanzitutto. Io la mia militanza nel Partito Comunista, allora PC, l'ho iniziata nel 63. Come stai vivendo la vigilia di queste elezioni? Benissimo, anzi malissimo, perché penso che i comunisti debbano vincere. Allora, tre buoni motivi per votare a sinistra sono innanzitutto per non votare a destra. Cioè, innanzitutto no, però per non votare a destra. Io se dovevo votare avrei votato Berlusconi. Sì, perché? Perché penso che c'è un programma più preciso, solo per quello. Chi vincerà le elezioni 2006? Gran bella domanda, per chiunque ha voglia di essere obiettivo e non cadere nella presunzione. L'unico sostegno in campagne elettorali così combattute è imparare a conoscere le qualità dell'altro. Super Silvio, come a volte simpaticamente lo definisco, è super veramente, anche per le stelle. Andrete a votare? Io no. Neanche. Lei? Neanche. Perché? Siamo nauseati. 50 anni con le stesse parole. Progresso, sviluppo, sembriamo veramente terzo mondo. Ammettono loro che siamo terzo mondo. Come tutti gli italiani. E cioè? E cioè, non si sa. Come state vivendo la vigilia preelettorale? Benissimo. Non mi interessa più di tanto. No? Vinca l'uno, mica l'altro, per noi è sempre uguale. Per 5 anni c'è chi ha fatto finta di non vedere i problemi degli italiani. È ora di liberare i talenti e le energie dell'Italia. Di aiutare veramente le famiglie, di far crescere l'economia e di far largo ai giovani e alle nuove imprese. Il 9 e 10 aprile si vota. Riapriamo il futuro. Usciamo a votare.
Alla Camera scheda rosa, barra il simbolo dell'ulivo. Al Senato scheda gialla, barra il simbolo della margherita. Noi siamo puliti. Naso di legno, cuore di stagno, burattino. Noi siamo sempre la famiglia. Noi siamo per la pace. Noi siamo per la economia. Si può che aumentare la pressione fiscale. Vincessero loro, avremmo pane e tasse, tasse e pane. In effetti, quello che è drammatico è che quando uno ha lavorato 5 anni e ha fatto tutte le cose che abbiamo fatto noi, e si trova di fronte a uno che fa soltanto affermazioni generiche, no? Cioè, è una cosa, quando gli ci insulta, i giovani, la ricerca, la scuola. Aboliremo l'ICI. Azzurra libertà, liberi noi, ti difendiamo noi, più che mai, tutti noi uniti, amiamo te, la libertà. Scegliamo di andare avanti. Benvenuti a Raschi a Fondo stasera ed è qui con noi per giocare Mario Spera, che di professione fa il tranviere e ha scelto come argomento il quinquennio del governo Berlusconi. Bene, si sente preparato, Spera? Sì. Mi dica in 60 secondi il nome di almeno 3 grandi opere realizzate da questo governo. Passiamo avanti, mi dica il nome di almeno 2 pensionati che hanno una pensione più alta di 5 anni fa. Va bene, ma almeno mi dica per chi voterà alle prossime elezioni. E questa la so. La so, questa la so. Allora, voto. DS al Senato, scheda gialla. Ah, signor Spera? E Ulivo, scheda rosa, alla Camera. Ma signor Spera, e che ci mettiamo a fare? Campagna elettorale? Ha fatto la domanda e ha risposto a me. Sì, ma lei viene qui, mi porta il quinquennio e io mi aspetto che lei mi risponda a Berlusconi. Berlusconi, no? Allora, guardi, se lei non mi consente, si alza e me ne vado. Signor Spera! Lei si alza e me ne vado! Ma, signor Spera, ma dove va? Perché io il canone l'ho sempre pagato, sempre. Signor Spera, lei non sa come comportarsi. E poi dicono che la televisione è mia. Sarà mia quando ho finito di pagare le rate. Io spero che vinca Berlusconi, anche perché è l'unico governo che ha durato 5 anni. Ha già deciso per chi voterà? Da poco ho deciso. Sono indeciso. A destra. Indecisi ce ne stanno. Prodi. Il mio augurio che le cose si risolvano per il meglio, che finalmente riusciamo a sentirci un po' più liberi.